3-3 il punteggio tra Pazzi Pirozzi e All Black. Punizione però termina in calcio d'angolo dalla bandierina Capitan Siglioccolo, pronto a scodellare al centro. Siglioccolo una finta, poi la mette dentro per la testa di Ateniese, il jolly del torneo che non riesce a controllare. Poi Scamardella si appoggia all'indietro a Scaramellino, direttamente il portiere, ancora Scamardella per Maione che c'è il break, la palla all'indietro per Carlea che non aveva capito il passaggio del compagno e dunque l'azione si perde. Ateniese, la palla poi per Siglioccolo che la tiene in campo, poi guadagna una rimessa laterale. Siglioccolo, Marraffa fermato da Pirozzi che subisce anche fallo. Pirozzi pronto a battere questo calcio di punizione, lungo agitato in avanti, però c'è soltanto Scamardella che un controllo difettoso, poi riesce a servire Siglioccolo che si gira, guadagna una rimessa laterale, non è così, Carlea si accentra ancora, supera in dribbling un avversario, ancora Carlea, tacco, poi guadagna soltanto un fallo laterale. Carlea trova libero un compagno, attenzione, si accende una mischia in aria, non si può giocare da terra, dunque c'è il fallo in favore degli All Blacks, con Scamardella che chiama la distanza. Poi la lunga gittata in avanti per Siglioccolo, Marraffa poi... Il gioco però era fermo, si prenderà dunque, seguiamo quest'ultima azione. Perché stava il pallone in campo. Ancora Scamardella, lungo a cercare Marraffa, Pirozzi. Scusate, Riccardi ferma tutto. Azione poi gioca ancora, la palla è buona, Maione avanti, dove però non c'è nessuno. Rossa. Partita un po' confusa in queste fasi. Adesso è ancora Mimmo Riccardi al rientro oggi dalla rimessa laterale. All'indietro per Maione, a spazio per tirare, il tiro è altissimo. Chiudiamo qui il nostro collegamento.